Buonasera ai nostri telespettatori, benvenuti a Incontri. Questa settimana una puntata, diciamo, speciale, articolata in due momenti, perché sono ospiti Assunta Falzone. Buonasera Assunta. Buonasera. Dopo di lei ci sarà Carlo Falzone, quindi stiamo parlando dei figli di Gerlando Falzone, un eroe adanita, un agente di polizia morto il 5 febbraio del 1968 durante le fasi concitate della cattura di una persona che aveva commesso un omicidio. Sono trascorsi dunque 50 anni da quel terribile episodio. Ogni anno abbiamo ricordato Gerlando Falzone perché ricordiamo fu il primo agente di polizia morto in servizio in provincia di Catania. La polizia, i cittadini, i familiari hanno sempre ricordato il sacrificio di questo poliziotto. Quest'anno ovviamente celebrazioni particolari perché appunto cade il 50° anniversario della morte di Gerlando Falzone. Quando lui morì erano piccolini i suoi due figli. Assunta aveva soli 2 anni, Carlo appena 8 mesi. Sono nostri ospiti, li ringraziamo per essere con noi, li ascoltiamo in due momenti, prima Assunta, poi ascolteremo Carlo. Assunta, allora Grazie a voi per l'interesse che dimostrate per la nostra storia. è un dovere civico per noi, ma credo per tutta la città di Adrano. Assunta, dicevo che quel 5 febbraio del 1968 tu avevi appena 2 anni, che avresti compiuto 2 giorni dopo, il 7 febbraio, perché tu il 7 febbraio appunto compì gli anni. Ecco, non è facile ricordare a 2 anni, però mi dicevi che tu qualche flash di tuo papà lo hai conservato. Sì, i giochi che mi faceva fare, qualche gioco perché è stato poco il tempo per poter. È un'immagine sua riflessa nello specchio mentre si faceva la barba. Queste sono gli unici miei ricordi che ho di mio padre. E quindi è tutto quello che racconto è frutto del racconto degli Degli altri, altri, della certo. mamma, dei miei zii che mi hanno cresciuto, le mie zie, le sorelle di mia madre, i mariti delle mie zie, i miei zii che ci hanno cresciuto veramente come dei figli. E quindi tutto questo è il frutto di questo Certo, racconto. tu hai qualche flash visivo solo di tuo papà, però per tutto questo tempo è rimasto ovviamente dentro Sì, l'ho il tuo conservato. cuore, hai Non ho conservato. conservato la voce, non ricordo la La voce, voce non la purtroppo. ricordi, certo a 2 anni non è No. No. facile ricordare, però è già importante il fatto che tu dici hai qualche flash, perché a 2 anni non è Infatti non è semplice. Io semplice. dei miei 2 anni non ricordo assolutamente nulla. Forse questo è un segno positivo, Sì, un infatti non mi ha segno. lasciato mai. Esatto, ecco, parlavi delle tue zie che ti hanno cresciuto davvero, ti hanno cresciuto con tanto amore. Amore, sì, mi pare che in altre occasioni l'hanno pure detto L'hanno loro. pure detto e questo mi ha Sì, colpito tantissimo sì, perché poi sì. alla fine a tua zia ho detto, in occasione della intitolazione di Piazza Della piazza. Gerlando Falzone, ecco, dicevano che i figli di Gerlando sono felici perché appunto sono cresciuti in Con amore, serenità, con vero. amore. Abbiamo avuto una mamma che ci ha preso per mano e ci ha accompagnato fino a dove siamo adesso. C'è stata sempre presente e ci sarà sempre. E quindi è stata una figura molto severa, però tanto amore, ovvio. E le mie zie, anche loro, che non ci hanno fatto mancare mai l'affetto, le vacanze le abbiamo fatte con gli zii, con la mamma, gli zii, e mi sembrava doveroso ricordare anche loro, che non Certo. ci sono più i miei due zii. Le zie sì, ancora ci Sì. sono. Ovviamente tutto questo, anche se tu sei cresciuta senza il papà, però hai avuto in qualche modo una famiglia sempre allargata, diciamo. Sì. E in questa famiglia allargata un posto importante credo abbia avuto anche
la polizia, giusto? Perché vi è stata sempre accanto ogni anno, grandi celebrazioni per tuo papà. Le autorità in generale, sì. Diciamo che quando ero piccola io mi ricordo che per la Befana, per Natale arrivava il pacco. Il pacco era del Presidente della Repubblica. Ah, sì. E quindi arrivavano questi giochini, piccoli giochi, ma per i bambini era una cosa grandiosa. E poi c'è stata la polizia che non ci ha mai abbandonato. Prima l'assistente sociale che dava una mano a mia mamma moralmente, grazie a Dio economicamente non abbiamo avuto il bisogno perché certo. Mia mamma lavorava e quindi questo, da questo punto di vista no. Però moralmente mia mamma ha avuto un sostegno abbastanza importante da parte della polizia. E poi i ricordi per l'anniversario, per la festa della polizia sono sempre venuti, sempre ricordato. Mm. Sì, quindi c'è stato anche un sostegno morale da parte dello Stato, sì, questi primi anni forse? Sì, sì, i primi anni fino a che eravamo piccolini, sì, ogni tanto chiamava per sapere se avevamo bisogno, se la mamma aveva bisogno di qualcosa, ma insomma siamo andati avanti. Certo, abbiamo detto prima che i funerali si sono svolti il 7 febbraio del 1968 ed è il giorno del tuo compleanno. Il mio compleanno. I funerali, ricordiamo, furono con una grande, fecero registrare una grandissima partecipazione, perché ovviamente furono funerali di Stato, insomma, tantissime autorità, il primo poliziotto morto in servizio, ma il 7 febbraio è anche il giorno del tuo compleanno. Quel 7 febbraio del 1968 tu compivi due anni. Giusto? Tua mamma aveva preparato un vestitino questo vestitino doveva essere una sorpresa per tuo papà. Sì. Tu di questo vestitino cosa sai? Non so nemmeno se l'ho indossato, veramente non me lo ricordo. E mia mamma mi diceva che aveva comprato questo vestitino, sicuramente me l'avrà messo in altre occasioni. Però la festa normale non c'è stata, quindi non c'è stata nemmeno gli anni successivi, perché poi non si poteva festeggiare, perché giustamente c'era questo ricordo. Quindi il mio compleanno è stato sempre legato a questa tragedia. E la vita purtroppo ci riserva queste... Certo, un funerale e un compleanno, ma forse anche questo è un segno. Il 7 febbraio forse tuo papà... in qualche modo, anche se con una immagine triste, quella del funerale, però ha legato questo momento con il tuo compleanno. È vero che me lo sento sempre vicino, certo. Me lo sono sentito sempre vicino. Tra i sogni che da bambina io poi raccontavo a mia mamma, da piccola, mi svegliavo la mattina e gli dicevo: mamma, ho visto papà, è venuto papà, era qua sotto, ha detto che non può salire perché tu hai cambiato la serratura alla porta. La serratura l'aveva cambiata veramente mia mamma e quindi io mi ero arrabbiata con lei perché papà non poteva salire e quindi io l'ho sempre sognato, certo. Non mi ha mai abbandonato, me lo sono sentito sempre vicino. Quindi un giorno che lega la vita e la morte. Sì, la una cosa strana che l'ho sognato fino a che non mi sono sposata, dopo il matrimonio non l'ho più sognato. Ah, sì. E ho interpretato questa cosa come se mi avesse accompagnato fino al matrimonio. Scusate, io mi commuovo quando... Ma questa è una cosa davvero molto bella che stai dicendo. A volte parliamo di segni. Questo, ecco, tuo papà... Ecco, parlavamo di questo 7 febbraio che rappresenta la vita e la morte, la vita con la tua, il tuo compleanno, il giorno del tuo compleanno, il giorno che tu sei nata, perché insomma tua mamma fu molto felice quando tu sei arrivata assieme a tuo papà. E il fatto che tu stai raccontando questo fatto, che hai smesso di sognare tuo papà, perché forse lì dal cielo lui ha detto: la mia missione adesso è compiuta, accompagno mia figlia idealmente al matrimonio, non l'ho potuto fare personalmente ma lo faccio col pensiero. I segni forse della vita e della morte hanno forse anche il loro significato. Assunta, tu diciamo sei vissuta con questa immagine di tuo papà in maniera indiretta, diciamo così, era presente ma non era presente, anche con i figli degli altri colleghi
hai avuto rapporti, sì, diciamo, sì, perché sì, diciamo sì. appunto che la famiglia della polizia è stata... Sì, 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 ci siamo sempre visti, salutati, sempre... Certo, ormai siamo dispersi, la vita lavorativa ti porta un po'... non ti consente di stare sempre in paese, altri si sono trasferiti fuori, però quando ci incontriamo è sempre ci sono bello, stati contatti, vi siete incontrati con altre persone che... Con altre persone di tutta Italia, sì, ci siamo incontrati nell'80, eravamo ragazzini, abbiamo passato una vacanza assieme, erano di tutti, polizia, carabinieri, finanza, sì, ci siamo incontrati in una località, è stato bello. Adesso le mamme si tengono in contatto, i ragazzi magari abbiamo perso un po', però le mamme si tengono in contatto. E quindi fu una occasione speciale per i figli delle vittime. Sì, sì, siamo stati invitati in Trentino e siamo partiti quell'anno. Mia mamma altri anni non era voluta andare, questa volta dice vabbè partiamo. E siamo andati, ci siamo visti con questi, è stata una settimana bellissima, loro hanno discusso, si sono confrontati. E noi invece ci siamo divertiti da ragazzi, diciamo, certo. Da ragazzi, sì. Senti, tu hai due figli. Io ho due figli, sì. Ricordiamo i nomi? Luca e Monica. E Monica. Loro invece come hanno vissuto il ricordo del nonno eroe? Loro sono orgogliosi, vero? Perché io glielo ho sempre raccontato. E quindi loro pensano sempre questo nonno importante. E questo li riempie di orgoglio. Sì. Certo, quest'anno senti, sono i 50 anni di quel drammatico fatto. È un anno particolare per te oppure è un anno come gli altri che rinnovi il ricordo di tuo papà? È sempre particolare, ogni anno è stato particolare in sé, però certo, 50 anni, pensa, ma quanto tempo è passato? Senti, c'è una foto bellissima tua, di tuo fratello Piccolini, credo il giorno della prima comunione. Prima comunione. Sì. Sì, noi abbiamo fatto tutto assieme. Certo, è un'immagine molto tenera, quindi avete fatto il giorno, lo stesso giorno? Abbiamo fatto la comunione lo stesso giorno, la cresima lo stesso giorno, perché anche se io sono più grande, la differenza è poca, sono 15 mesi, per cui... coincidevano tutte le... e festeggiavamo assieme, sì, eravamo con la manina. Infatti. E il tuo rapporto con Carlo com'è stato? Come avete vissuto? Molto legati, molto legati, sì, anche se caratteri diversi, però molto legati. Sì. Lui è un po' più timido, forse. Lui è un po' più timido, ma io... loro dicono che io sono più estroversa, ma io fingo questa per camuffare la mia timidezza. Comunque sì, è vero, io ho un carattere diverso rispetto a mio fratello e a mia madre, forse assomiglio a mio padre, sì. Mia mamma me lo dice sempre. E quindi dicevi il rapporto con Carlo, avete parlato spesso di vostro papà quando eravate piccoli? Prima ci chiedevamo perché tutti i bambini avessero il papà, perché il papà venne a prendere i bambini a scuola e noi non ce l'avevamo. Poi quando siamo stati più grandi abbiamo detto, bene, abbiamo capito, abbiamo realizzato. Comunque io fino alla scuola media pensavo che mio padre dovesse tornare da un momento all'altro. Alla scuola media ho cominciato a realizzare che non poteva più. Mm-hmm. Poi parlando con lui quando eravamo più grandi, abbiamo sentito sempre questa mancanza, però alla fine abbiamo avuto questa grande mamma che ci ha accompagnato sempre, ha cercato di fare da papà e da mamma. Certo. E in un certo senso abbiamo vissuto bene, per quello che si può dire abbiamo vissuto bene, grazie alla mamma, grazie alla... e ai nonni, certo. E ai nonni, perché noi abitavamo anche con i nonni, con i nonni materni, anche i nonni, il nonno paterno non l'ho mai conosciuto, la nonna paterna sì, siamo stati sempre vicini con i miei parenti di Porto Empedocle, sempre. La nonna poi è morta, io mi ricordo quando la nonna se n'è andata, la nonna da parte di mio padre, però con i miei parenti, i miei cugini siamo stati sempre in buoni rapporti. Ecco, questo è importante, perché lo abbiamo sottolineato sempre, che tu e Carlo, ecco, avete avuto una vita serena e felice nonostante questo grande dolore che vi ha colpito quando eravate piccolini. Questo dimostra
perché non è sempre così, perché a volte può essere un trauma drammatico per i bambini che perdono i papà dei piccoli. Ecco, questo dimostra, diciamo, la vostra serenità, che il ruolo importante dei parenti, degli zii, dei cugini è stato importante, e quindi la grande famiglia alla fine è risultata fondamentale. Sì, sì, la mamma ci ha tenuto sempre in contatto con gli zii, con i cugini da parte di mio padre, e ci andavamo volentieri tutte le estate, andavamo sempre lì. Assunta, dobbiamo ricordare un'altra persona importante, perché 50 anni fa non moriva soltanto tuo padre in quel drammatico episodio, morì anche un giovane adanita di 31 anni, Alfio Scarisi. Tuo papà è intervenuto perché una persona aveva ucciso Alfio Scarisi, che è davvero una brava persona, come abbiamo detto sempre, lasciò anche lui 3 bambini piccoli. Ed è giusto onorare anche la figura di questo signore, di Alfio Scarisi. Assunta, diciamo che oltre a voi due, oltre a te e Carlo, in quella drammatica esperienza, in quel drammatico episodio, ci sono anche 3 bambini piccoli che hanno perso il papà. Tu non ti sei mai incontrato con i figli di Alfio Scarisi? No, no, no. Però c'è un desiderio che è cresciuto sempre in te. Sì, sì, prima o poi vorrò incontrarli sicuramente, anche perché mia madre ha sempre detto, ricordando mio padre per l'anniversario, faceva: ricordatevi che ci sono altri bambini che condividono con voi la stessa tragedia. E quindi noi abbiamo sempre saputo dell'esistenza di questi 3 bambini, adesso adulti, siamo tutti adulti, di questi 3 bambini, e quindi li abbiamo sempre pensato, però non li abbiamo mai incontrati. Non vi siete mai incontrati, no. Però in te c'è questo desiderio forte, il desiderio, sì, di abbracciarli, vero? Di abbracciarli, sì. Va bene, vediamo che... Vediamo, abbiamo lanciato questo. allora un nostro ricordo, un nostro saluto va anche ai figli di Alfio Scarisi, certamente, perché anche loro sono cresciuti senza il loro papà, che hanno perso in maniera davvero molto drammatica. Era un bravo uomo, come abbiamo ricordato anche durante la nostra trasmissione di 5 anni fa. Sì. Adano racconta, dedicata appunto alla figura di tuo papà, ma fu l'occasione anche per ricordare anche Alfio Scarisi. Assunta, allora finisce qui questo primo momento della trasmissione dedicata a tuo padre. Adesso prenderà il tuo posto tuo fratello Carlo. Allora, Assunta, ti ringrazio per essere stata nostra ospite. Grazie a voi. Seconda parte del nostro programma Incontri, ovviamente ancora dedicato alla figura di Gerlando Falzone, il poliziotto ucciso il 5 febbraio del 1968, quindi quest'anno si celebrano i 50 anni appunto della sua morte. Prima abbiamo avuto ospite Assunta Falzone, adesso l'altro figlio di Gerlando, Carlo Falzone. Buonasera Carlo. Buonasera, tu avevi solo 8 mesi il giorno della tragedia, quindi non hai nessun ricordo di tuo papà. Tu sei stato l'unico della famiglia che ha fatto delle ricerche sulla carriera di tuo papà. Lui era di Porto Empedocle. Prima di giungere ad Adano, di fare il poliziotto del commissariato di Adano, ha svolto altre funzioni, sempre all'interno delle forze dell'ordine. Sì, mio padre si arruolò nella Marina Militare nel 1941. E quindi da lì è iniziato questa carriera militare, che lo ha portato prima a Messina, poi La Spezia, e poi in questa ricostruzione della carriera ho notato un vuoto rispetto alla memoria di mia madre, che aveva racconti di mio padre, come ad esempio il periodo dell'occupazione in Libia della parte dell'Italia, delle colonie lì ha svolto del servizio. E poi rientrò in Italia, e quando rientrò prestava servizio su una delle navi che componevano la flotta che ingaggiò il conflitto nelle acque territoriali italiane di fronte a Pantelleria, che fu la prima battaglia in territorio italiano della Seconda Guerra Mondiale, nella battaglia di Mezzogiugno.
Lì fu fatto prigioniero dalle forze ONU e fu detenuto in un campo di detenzione allestito a Lampedusa. Io sono stato a Lampedusa in vacanza, ho dedicato alcuni giorni a cercare questo campo di detenzione dove potesse essere stato allestito, però non sono riuscito a trovarlo. A chi chiedevo, delle persone che ho conosciuto lì sul posto, mi dicevano che già Lampedusa di per sé è un carcere, certo. Non è possibile andare via facilmente. Quindi a Lampedusa non hai trovato niente, no, su tuo papà, diciamo, sulla presenza di tuo papà lì. Anche parlando con persone più anziane, però. Non si ricordava. Ma lui quanto tempo è rimasto lì? Rimase quasi 2 anni, ah. dall'11 giugno 43 al luglio 45. Luglio 45. Invece ad Adano quanto tempo ha lavorato? In polizia è passato nel 53. Nel 53. Prima è stato a Palermo, ha prestato servizio oltre un mese dietro le tracce di Salvatore Giuliano in quelle operazioni che c'erano lì in quel periodo, poi fu assegnato nel 58 a Catania e quindi assegnato al commissariato di Adrano. E lì è iniziata la vita ad Adrano di mio padre, che conobbe mia madre nel 64, il 10 ottobre 64 si sposarono, e poi nel 66 nacque mia sorella, 67 io, e fino al 5 febbraio del 68 quando avvenne quella fatti, sì. Di cui stiamo qui a ricordare, certo. Anche grazie a voi per il servizio che fate, state ricostruendo la memoria della città di Adrano, di tanti fatti. Sì, sulla vicenda di tuo padre, insomma, ci siamo soffermati bene con una puntata di Adrano Racconta in occasione del 45esimo anniversario, l'anno in cui ci fu anche l'intitolazione di una piazza dedicata a tuo padre. Tu quindi hai, diciamo, ricostruito un po' la carriera militare di tuo papà. Ecco, alla fine di queste ricerche, puoi dare un giudizio su tuo padre dal punto di vista militare? Che militare era? Che poliziotto è stato tuo papà? Puoi dare un giudizio in base a quello che hai trovato? Io ho maturato l'idea che mio padre faceva il suo lavoro con molto impegno, e avendo vissuto le vicende della guerra, aveva anche una certa abitudine al pericolo e un certo anche sprezzo. E infatti il fatto che lui un giorno, quel 5 febbraio, autonomamente assieme a un amico suo carabiniere, sale su quel tetto di quella stalla, va a fare il buco anziché aspettare che magari si stancasse e venisse fuori ad arrendersi, salì su quel tetto e, spostando quella tegola, per mandare dentro quel locale i lacrimogeni, lui si era protetto con della paglia bagnata e da lì fece fuoco e colpì mio padre alla tempia destra, e il carabiniere perse 3 dita. Sì, un altro carabiniere. Sì, da questo episodio, insomma, questo episodio già da solo racconta chi era Gerlando Falzone, appunto. È morto da eroe, quindi già questo dimostra la persona. Ma io dico che già solo guardando l'immagine di tuo padre, quelle foto, si nota che già è una persona rigida al dovere, che insomma un uomo dello Stato con un grande senso civico. Alcune persone già si vedono, si notano anche solo dalle immagini. Cioè, le foto di tuo papà già simboleggiano la figura di un grande uomo con il senso dello Stato. Credo sì, che possiamo sintetizzare anche sicuramente così. Sicuramente sì, perché l'impegno che ha messo lui nel fare tutte le operazioni in cui era impegnato, è chiaro che non li faceva tanto. Ma anche il fratello di mio padre era in Marina Militare, perse la vita al largo di Lampedusa dopo che l'Italia era passata con gli angloamericani, e fu colpito da una nave tedesca. E qui in quale anno questo? E questo è successo
qualche 44, 46, non ricordo esattamente, forse 46. Fu a largo di, per il Ministero della Difesa in data e luogo sconosciuto. Io sono riuscito a ricostruire che fu a largo di Lampedusa. Quindi era giovanissimo, nel 40, sì, erano diversi fratelli, la famiglia di mio padre. Sì. E io ne ho conosciuto uno soltanto, che l'ultima volta che venne in Italia fu per i funerali di mio padre, e poi lui è emigrato negli Stati Uniti. Una volta sono stato lì nel 96, l'ho cercato e mi è venuto a trovarmi, così ho avuto modo di conoscerlo. Sì. Poi ho conosciuto anche una sorella di mio padre, due sorelle di mio padre, la zia Carmelina e la zia Pina. La zia Pina vive ancora a Porto Empedocle, mentre la zia Carmelina abita anche lei in Florida, negli Stati Uniti, e sono andato a trovarla sempre nel 96. Abbiamo fatto un bel giro della Florida, certo, in quell'occasione. Quindi anche se i familiari di tuo papà erano lontani da Dano, il tuo papà era originario di Porto Empedocle, hai sempre sentito l'esigenza di mantenere i rapporti anche con i familiari di parte di tuo papà, perché ovviamente... Sì, ma mia madre fin da piccoli ci portava, facevamo un viaggio di 8 ore con il treno da Catania fino a Caltanissetta, da Caltanissetta poi ad Agrigento, poi ad Agrigento un altro mezzo ancora. Ci ha sempre tenuto in contatto con la famiglia di mio padre, non ci ha mai allontanato. No, questo è importante, lo dicevamo anche con Assunta, attorno a voi piccolini che avete perso il papà, appunto da piccoli, c'è stata questa grande famiglia che vi ha avvolto in un grande affetto e vi ha fatto crescere in serenità. Sì. Questo lo abbiamo sempre sottolineato, anche i vostri parenti, le vostre zie, tua mamma lo dicono sempre. Certo. Noi sempre, i miei zii erano insegnanti, quindi nel periodo loro invernale magari erano più impegnati. Dei miei zii erano in Milano, vicino a Milano, e venivano in estate da noi a casa nostra, e poi andavamo al mare assieme, e le estati le abbiamo passate al Lido della Polizia. Certo. Siamo cresciuti lì, in quel Lido ci siamo divertiti tantissimo da bambini con gli altri bambini, figli di altri poliziotti, eccetera. Poi da grande anche io ho portato i miei amici lì al Lido della Polizia. No, l'abbiamo detto che la polizia è stata sempre presente, sempre presente, insomma, la polizia fa parte della vostra famiglia, lo farà per sempre. Sì. Insomma, lo dimostrano anche le manifestazioni che anche più volte l'anno si svolgono in occasione della commemorazione dei defunti o durante appunto il ricordo dei giorni della tragedia. La polizia vi è stata sempre accanto, l'abbiamo raccontato anche con Assunta. Quindi, a proposito di Assunta, c'è questa foto tenerissima che vi vede assieme il giorno della prima comunione. La stessa domanda che ho fatto ad Assunta: il rapporto tra voi è stato molto intenso, tra voi figli, vero? Sì, sicuramente, indubbiamente, siamo stati molto legati, sempre a contatto, poi essendo molto vicini come età condividevamo anche gli stessi interessi che man mano si sviluppano nel corso della vita, siamo stati sempre legati. Mm-hmm. Assunta raccontava che sognava spesso tuo papà. Tu come hai rappresentato la figura di tuo papà, anche se non era presente? Ma mia madre mi racconta che quando cominciai a frequentare l'asilo prima e le scuole elementari dopo, vedevo gli altri bambini che avevano il papà e dicevo: ma perché io non ho il papà? Dov'è il mio papà? Cominciava da lì la curiosità di sapere su questa figura che mancava a casa. E quindi da lì piano piano ho saputo tutta la storia di mio padre. Senti, per concludere, a proposito di papà, di nonni, di nipoti e di figli, vorrei concludere con una piccola sorpresa. Quindi invito un bimbo ad avvicinarsi. Non è un bimbo qualsiasi, perché porta un nome prestigioso e anche un cognome prestigioso, si chiama Gerlando Farzone, ed eccolo qui. Chi sei tu, Gerlando, ce lo dici? Sei il figlio di Carlo e il nipote di Gerlando. Ecco,
Ma il fatto che tu ti chiami come tuo nonno, che porti questo, cosa rappresenta per te? Sono felice di portare questo nome, sono molto orgoglioso. Quindi tu mi fai sempre domande su chi è il nonno? Sì. Sei curioso ovviamente di sapere, perché tu hai sentito il nome di tuo nonno tante volte in famiglia, anche in televisione, hai sentito quando parliamo di lui. E che idea ti sei fatta di tuo nonno? Chi è per te il tuo nonno poliziotto? Che era una brava persona. Lo sai che è stato un grande eroe, perché lui è morto per cercare di catturare una persona che aveva commesso l'omicidio, comunque con grande senso del dovere. Ed è vero che anche a te piace il mondo della polizia, partecipi alle feste della polizia, cosa fai di solito? Mi ricordo nel 2014, quando io avevo 5 anni, che sono andato nel carro armato della polizia. Ah sì, poi sei entrato, c'era un'esposizione. Infatti stiamo vedendo le foto, felice di fare parte della... Chissà se... Ma ti piace fare il poliziotto? Sì. Ti piacerebbe? Va bene. Allora, concludiamo così con questa immagine tenera. Abbiamo parlato di Gerlando Falzone, poliziotto, grande eroe. Concludiamo con questa immagine di Gerlando Falzone. Di quanti anni? Quanti anni hai, Gerlando? 9 anni. Va bene, concludiamo con questa tenera immagine. Abbiamo ricordato i 50 anni della morte di Gerlando Falzone, abbiamo ascoltato i suoi due figli, Assunta e Carlo, ma anche suo nipote, che porta il suo nome e cognome con grande orgoglio. Allora, grazie Carlo. Grazie a te Salvo, e di nuovo grazie per la memoria che costruite di questa città, e ricordando certi fatti che altrimenti andrebbero perduti. Grazie ancora per questo lavoro. Infatti questo è lo scopo del nostro programma. Ciao Gerlando. Buonasera. Buonasera a tutti.